Serie B-Win, tutti i colori della passione. Nona giornata infrasettimanale in notturna per la Serie B-Win. L'Artemio Franchi, Monte Paschi Arena, la capolista Siena ospita il Padova. Toscania punteggio pieno in casa, Veneti mai vittoriosi finora in trasferta. Il risultato sembrerebbe segnato, ma gli uomini di Calori sono in grande ascesa, riduci da 11 punti negli ultimi 5 turni e sognano di infliggere al Siena di Conte la prima sconfitta in assoluto del suo campionato. Il Padova conferma la formazione che domenica ha travolto il Grosseto, con l'eccezione di Legate al posto di Trevisan. Per il Siena le novità rispetto a Trieste si chiamano Rossi, Reginaldo, Codrea e Calaiò. Subito un episodio dubbio con questo intervento di Crespo su Sesti, protesta del Siena, ma l'arbitro Tozzi lascia correre. Siamo all'11esimo, azione sulla destra dei padroni di casa, Vergassola per Mastronunzio, Calaiò, Mastronunzio, tutto di prima e il Siena va in vantaggio. 11esimo minuto, torna a segnare la vipera Salvatore Mastronunzio al suo quarto gol stagionale. Bellissima l'azione dei bianconeri, rivediamo la combinazione tra i due attaccanti e il gol di Mastronunzio su assist di Emanuele Calaiò. Il Padova prova a reagire, brutta palla persa da Sesto, il cross di Crespo, vantaggiato in acrobazia, bello il gesto, la palla però è lontana dalla porta, difesa da Coppola, ma è ancora a Siena con la scorribanda di Sesto, il cross per Mastronunzio che colpisce al volo da posizione defilata, esterno della rete con Agliardi comunque pronto a intervenire, cross di Reginaldo, sponda di Mastronunzio, non c'è nessuno, arriva dall'altra parte Vergassola, il controcross, il Padova in affanno, libera Crespo in calcio d'angolo, ancora in verticale il Siena, Calaiò, sponda involontaria di Cesar e Mastronunzio al volo mette alto sopra la traversa. Il Siena meriterebbe anche il raddoppio, ancora Sesto in area, spreca però tutto malamente dopo il buon passaggio in profondità da parte di Rossi. Secondo tempo, il Padova di Calori deve reagire, ma è ancora il Siena in avanti. Quarto minuto, la palla di Vergassola per Sesto che è libero, carica il destro alto, non di molto, con Agliardi proteso alla deviazione, prova a reagire la squadra di Calori con questo tiro debole di Succi dopo la sponda di vantaggiato. Ottima l'azione difensiva di Ficagna. Sesto, Calaiò per Sesto, velocissimo, entra in area all'esterno sinistro, il cross deviato da Legatti, arriva Mastronunzio, colpo di testa debole, Agliardi facile in presa, ma ancora il Padova va a soffrire, spreca il Siena, il Padova in area, l'abbraccio di Ficagna su vantaggiato per Tozzi e calcio di rigore. Rivediamo l'azione improvvida di Ficagna sul dischetto, va Davide Succi contro Coppola, parte Succi, spiazzato Coppola, il pareggio del Padova per l'attaccante bolognese, settimo gol in campionato e capocannoniere con Gonzales, Bertani e Bonazzoli. 32esimo, punizione di Di Gennaro, il colpo di testa di Legati, la palla in gol, ma si alza la bandierina del collaboratore di Tozzi per una posizione di fuorigioco da parte dell'ex difensore del Crotone. Vantaggiato, Palombella in mezzo, attenzione Cebovo, anticipato veramente di un soffio da Coppola. 88esimo, cross di Vitiello, respinge corto la difesa del Padova, Reginaldo, un grandissimo gol a giro, impazzisce di gioia Antonio Conte, Reginaldo impreziosisce con questo gol, una prova incolore, il gol decisivo perché finisce qui, vince il Siena 2-1 sul Padova, bianconeri in testa con due punti di vantaggio sul Novara.